Ha esordito nella seduta di consiglio provinciale parlando della questione che riguarda il commissariamento dell'atto idrico a proposito della vicenda che coinvolge il commissario Cucci. Allora, sull'inchiesta non parlo, c'è un'inchiesta in corso, si valuterà. Posso solo dire che abbiamo offerto la massima collaborazione dell'amministrazione provinciale per tutto ciò che fosse necessario per fare chiarezza sulla vicenda nei tempi più brevi. Posso dire invece che col Presidente della Regione concordiamo sull'esigenza che in tempi brevi si risolva questo problema o con un nuovo commissario o riportando le competenze alla provincia, una valutazione che dobbiamo insieme fare. L'urgenza dell'approvvigionamento idrico la conosciamo tutti, non possiamo perdere un attimo, abbiamo bisogno di non fermare la macchina ma anzi di accelerarla per prepararci ad un'estate che non sia più quella degli anni passati. Ecco Presidente, lei ha detto che starete appunto a disposizione della magistratura, avete già fatto una verifica degli incarichi dati dalla provincia tramite chiaramente la Checcucci all'avvocato Tedeschini? No, perché gli atti sono oggetto di un'inchiesta giudiziaria e quindi credo siano cose che la Procura di Roma sta gestendo con gli elementi che hanno. La provincia non c'entra niente evidentemente in questa inchiesta, ma noi offriamo collaborazione per quello che potesse servire. Grazie.